una petizione per chiedere di sistemare le strade a Sannino. Esattamente cosa chiedete? Le lamentele sono tante nel quartiere e la situazione sta diventando esplosiva. C'è chi addirittura vorrebbe allontanarsi dal comune di Como per la situazione proprio che si sta venendo a creare. E in pochissime ore sono state raccolte oltre 300 firme. Abbiamo il rappresentante della cittadinanza di Sannino che si è dato da fare per raccogliere queste firme e soprattutto per raccogliere anche le lamentele. Esattamente cosa chiede la petizione? Allora, la petizione evidenzia due criticità nel quartiere di Sannino, che sono la via San Giacomo, la via San Giacomo e un tratto di via Segantini. Allora, per quanto riguarda la via San Giacomo, sappiamo che esiste già un progetto del comune già finanziato che prevede il rifacimento totale della via, ma questo sarà effettuato ad andar bene quest'inverno. Nel frattempo le buche vanno avanti, quindi per via San Giacomo è solo un intervento tampone. Mentre per quanto riguarda la via Segantini c'è un tratto, la discesa che porta verso Ponte Chiasso, che è in condizioni disastrose, percorso da bus e quindi molto critico. E per questa strada si richiede per quel tratto il rifacimento. Ora ci rendiamo conto che le risorse del comune sono limitate, che non ci sono i fondi per poter riasfaltare tutta la città. Infatti noi non chiediamo di riasfaltare tutto il quartiere, ma abbiamo evidenziato due criticità. Quindi se ogni quartiere evidenzia le sue criticità, il comune ha la possibilità di spalmare meglio gli interventi. Molteni, lei è consigliere di maggioranza, tra poco si va a discutere il bilancio e quindi chiederà qualcosa durante la discussione del bilancio per questa problematica di Sannino? Sì, di sicuro proporremo un emendamento al riguardo. Come ha detto bene il signor Nabodi, noi non cerchiamo di avere delle vie preferenziali in modo più assoluto ed è proprio per quello che chiediamo che vengano asfaltati alcuni tratti, come venne fatto l'anno scorso su via Conciliazione, rendere almeno percorribili i punti. Ma quanti soldi ci vogliono? Non sono tantissimi tratti, penso che con una cifra ragionevole lo si possa fare. Un po' di buona volontà e un po' di siamo sull'ordine di qualche decina di migliaia di euro? Prego, 10 milioni di euro. Qualche decina di migliaia di euro? Qualche migliaio di euro di sicuro.